pomodori viola. Sì? Li stai trapiantando. Sì. Tra i porri. Sì. E un'altra fila di pomodori, così si aiutano. L'orto si chiama la Milpa Orto Collettivo. Il nome è Milpa perché vuol dire luogo dove coltivi, che è Nahuatl. Nahuatl sarebbe azteco. L'abbiamo chiamato così perché a un certo punto hanno chiesto a mia moglie come avrebbe detto il nome di questo posto qua. Mia moglie è nativa messicana. Quando gli hanno chiesto hanno detto chiamiamo Milpa, no? Nel concetto della cultura maya sei un tutt'uno con la natura. Quando coltivi stai curando tua madre, e allora l'orto è quello, è la madre terra, e stai pensando a quelli che vengono dopo, e stai pensando alla società, rendere omaggio a delle persone che hanno coltivato, che continuano a coltivare, e se coltivano nel modo ancestrale la terra non finisce. Noi siamo un orto collettivo perché non c'è come negli orti comunali o queste cose qua, ognuno ha il suo pezzo di terra, il pezzo è indiviso. In questo posto qua abbiamo detto questo è tutto insieme, è un collettivo, e abbiamo pensato di che ognuno prende per le esigenze che ha bisogno, quindi una famiglia da quattro prenderà di più che un single, e ognuno dà il contributo che può in termini di lavoro. Sono due cose che uno deve abbandonare se viene a far parte dell'orto collettivo, che comunque è aperto ad accogliere altra gente. Sono uno il possesso di un pezzo, e due io faccio più di te, quindi io ho diritto a raccogliere più di te. Ci sono persone a cui piace venire tutti insieme, però poi ci sono delle persone che invece vengono veramente per staccare, per cui più o meno chiedono sul gruppo cosa c'è da fare, oppure un po' man mano che andiamo avanti abbiamo imparato le cose che sono da fare e lo fanno. Uno la racconta così, dice, ma allora ci sarà dei giorni dove non c'è nessuno, e quindi se non c'è nessuno andrà tutto a rotoli. Però sono 6 anni che non succede, perché comunque c'è sempre qualcuno. Io penso che quando ci sono le regole, le persone gli piace trasgredire. Siccome qua non ci sono, se non la regola, diciamo, della solidarietà, del buonsenso e del compagnerismo con le persone con cui stai, che stai facendo una cosa, che non è solo per te, le persone si comportano bene. Questa è una famiglia. Non abbiamo mai avuto nessuno che approfittava. Le persone sono entrate in contatto in modi diversi, no? C'era delle persone che venivano a raccogliere le cose in eccedenza, o andavamo in giro semplicemente a parlare della nostra realtà. Oppure ci cercavano perché noi avevamo dei semi di mais particolari o dei pomodori particolari, no? Ci sono persone che hanno professionalità completamente diverse, perché alla fine questa cosa qua è per stare insieme. La parte di socialità, cioè mangiamo insieme, facciamo la marmellata insieme, facciamo una gita insieme, andiamo a raccogliere le erbe spontanee, facciamo una festa. Abbiamo fatto delle feste che si chiamava la Milpa Sonora, con concerti. Per esempio facciamo una festa che si chiama la Festa del Mais, per il raccolto del mais. Quindi raccogliamo il mais che ho dietro di me, lo spannocchiamo a mano e poi facciamo una cosa di ringraziamento del raccolto. È una delle feste in cui si apre proprio tanto a gente che arriva un po' da ovunque. Vogliamo fare una banca dei semi che abbiamo, così le persone quando vengono troveranno uno scaffale per poter prendere. Stiamo collaborando con le scuole della valle qua, perché vengano qua e abbiano i semi o abbiano i piantini da portare nella loro scuola. Loro hanno un orticello là,
però è anche stato bello perché loro avevano fatto delle piante, l'altro anno invece, per esempio, i bambini dell'asilo sono venuti qua e hanno raccolto i pomodori. Abbiamo deciso di aprire in centro al paese un emporio di comunità, distribuiamo viveri che recuperiamo dai supermercati, dalle collette alimentari, attendendo che ci sia della produzione dell'orto. Il surplus di questo verrà portato all'emporio di comunità. Abbiamo aperto anche un armadio della gentilezza dove le persone possono posare quello che vogliono donare e prendere quello che, di cui hanno bisogno. Abbiamo fatto uno scambio baratto di vestiti, uno swap party si chiama così. L'emporio è praticamente un figlio dell'orto, no? Nasce in un contesto di socialità e che ci aiutiamo tra di noi, però decidiamo anche di farlo con gli altri. Per me l'Italia che cambia è ristabilire le relazioni umane, riscoprire il dono. Questo è un progetto agricolo, però è sicuramente un laboratorio sociale molto grande. Porta anche a prendersi cura delle altre persone. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia.